Chi è una schioppa? Le definizioni sono molteplici: chi è molto bravo a scuola, chi non va bene negli sport, oppure chi è molto ingenuo. E il protagonista di questo libro, Donald Zinkoff, è davvero molto ingenuo. Un'ingenuità buona, schietta. Donald è uno che si esalta per le cose semplici, come una gita in macchina, una giraffa a cappello o un sasso della forma strana. Donald, dai grandi, verrebbe definito credulone. Questo soprannome, schiappa, viene rafforzato dopo che Donald fa perdere la sua squadra ai giochi estivi. Estraniato, benché lui non se ne accorga, dai suoi compagni, Donald comincia a coltivare amicizie alternative, come una bambina col collare. E proprio questa bambina, durante una bufera di neve, scompare. Donald la cerca per 5 ore di seguito, di notte, e viene trovato la mattina dopo, quasi ibernato. Questa faccenda, a scuola, si viene a sapere, e Donald incuriosisce molti. Cosa ha provato in quelle 5 ore? E questa è la domanda che uno dei grandi della scuola si pone, e finisce per prenderlo sotto la sua protezione. Chi è dunque una schiappa? Chi crede incondizionatamente alla vita? Chi gode delle cose più semplici? Purtroppo queste cose vengono confuse con ingenuità, e le schiappe vengono estraniate, mentre magari sono persone meravigliose. Questo libro aiuta a far capire questo. Una persona va conosciuta a fondo prima di poterla giudicare. Mi sono impressionato nel protagonista di questo libro, perché da sempre mi sento preso in giro, mai apertamente, ma sempre velatamente. La lettura di questo libro è piacevole, poiché utilizza un linguaggio semplice ma mai banale, che trasmette la giusta sensazione di infantilità che deve pervadere da questo libro. Lo consiglio a tutti, specialmente a coloro che si credono forti, così che possono capire come ci si sentono le schiappe. Che poi beh, schiappe proprio non sono.